Devo ringraziare tantissimo l'ospedale di Agropoli, se non fosse stato per questi grandi angeli che ci sono qui terrestri, non sarei uscita con le mie gambe. È stata dimessa dal Covid Hospital Agropolese. Dopo quasi un mese di terapia subintensiva, la signora Mandia Maria Rosaria, di anni 57, originaria di Eboli. Maria Rosaria è arrivata al reparto speciale lo scorso 26 gennaio, trasferita dall'ospedale di Eboli. Nella sua intervista, la 57enne ci tiene a ringraziare tutti i medici ed il personale sanitario che le hanno prestato assistenza, in particolare la dottoressa Rosa Lampasona, responsabile del reparto di terapia intensiva e subintensiva. Il ricovero deve essere immediato, spiega la signora Maria Rosaria, non ci lasciate abbandonati nelle nostre case, il virus non fa sconti. Sarebbe bastato un giorno in più senza ricovero e non ce l'avrei fatta. Parole che devono fare riflettere, quelle della signora Mandia, ad un anno dall'inizio della pandemia. Ci sono ancora cittadini abbandonati a se stessi che lottano contro un sistema sanitario poco attento e soprattutto lento nel rispondere alle tante richieste di aiuto. Fateci ricoverare prima, non ci fate arrivare all'ultimo momento in casa che poi arriviamo qui che non ce la facciamo più. E loro non hanno le possibilità di poterci curare. Devono arrivare nel giusto tempo. Non dobbiamo essere lasciati abbandonati nelle case. Io bastavo un altro giorno, qui non mi vedevate. Stavo dentro un sacco. Immaginatevi voi dentro un sacco, come ci sono io, ci potete essere anche voi. Quindi quando parlate, quando scrivete, quando fate qualsiasi cosa, pensate che potete esserci anche voi, perché voi non è che siete immuni a questa cosa. Io ringrazio Dio, io ho fede, Dio mi ha aiutato e ha usato questi angeli terrestri per me. Grazie agli angeli terrestri dell'ospedale di Agropoli posso tornare alla mia vita. Li chiama così i medici e gli infermieri che l'hanno assistita in questi lunghi giorni di degenza in subintensiva e le hanno salvato la vita. Nessuno è immune al coronavirus, sottolinea Maria Rosaria, quindi smettetela di scrivere contro chi purtroppo è rimasto contagiato. C'è bisogno di più umanità verso chi sta soffrendo senza l'affetto dei propri cari e contro un mostro che ti toglie il respiro e la gioia di sorridere. Finitela di scrivere cose non vere, perché non è così, vi sbagliate, vi sbagliate. Io ringrazio Dio, ho 57 anni, posso continuare di nuovo ad andare a vivere, ad aiutare le mie figlie, la mia famiglia, tutto. E questo grazie a loro. Per me Agropoli mi ha salvato la vita, è per forza eccellente come sanità. E poi ringrazio la dottoressa Lampasona, che devo dire ha curato ogni minimo, ogni secondo della mia vita dal momento in cui sono entrata qui. Attentissima, veramente attentissima, ma umana, tutto, tutto. Non ho mai trovato un medico così eccellente e per me sarà un riferimento a vita. E oltre alla dottoressa, ovviamente, tutti gli altri angeli affettuosi, sorridenti, attenti subito, sempre quando sono arrivato tutti intorno a me sono stati proprio bravissimi. Guardi, allora si parla del nord, della sanità eccellente, non è vero, ce l'abbiamo anche noi qua. E devo, vi ho detto, devo ringraziare tutti, 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 se io riesco a scendere con le mie gambe, a uscire con le mie gambe. Grazie a tutti, davvero, sarò riconoscente a vita. È la testimonianza che la signora Maria Rosaria Mandia ha voluto rilasciare dopo le dimissioni che sono arrivate domenica 21 febbraio dal reparto speciale agropolese. Un grande in bocca al lupo alla signora Maria Rosaria, che oggi festeggia la sua guarigione dal Covid-19 più forte di prima.